Buongiorno, avete già scritto codice Visual Basic? Avete iniziato a registrare della macro? Spero proprio di sì. Oggi, ditemelo, fatemelo sapere. Oggi vado avanti a parlarvi sempre di quella macro che si chiama Colore Scrivi, nella quale abbiamo prima di tutto analizzato l'istruzione che seleziona una cella, l'istruzione che compila il contenuto della cella e poi abbiamo provato noi a scrivere due righe che fanno esattamente la stessa cosa, ma in due celle diverse con un contenuto diverso. Adesso parliamo di quelle n righe che sono state registrate durante la macro, che fanno l'estetica. Che cosa fanno di specifico? Allora, la parola with e la frase and with è un costrutto Visual Basic che velocizza la scrittura del codice e anche l'esecuzione, però non ce ne rendiamo conto perché è talmente veloce che non ci rendiamo conto. With and with sono un costrutto, generano un costrutto che velocizza, ripeto, la scrittura del codice perché quello che viene scritto a destra di with potrebbe essere scritto a sinistra di tutti i punti che sono scritti all'interno del costrutto perché si otterrebbe esattamente la stessa cosa. Solo che si fa meno fatica a scriverlo. Mi spiego. Io potrei distruggere questo codice scrivendolo così. Selezione interior, punto, poi potrei fare ancora selezione selection interior e prendere quello sotto. Punto e prendo quello sotto, poi selection interior e prendo quello sotto ancora, poi selection interior e prendo quello sotto ancora e finalmente arrivo a scrivere l'ultima riga. Ecco, queste righe di codice, queste fanno esattamente la stessa cosa, solo che ho velocizzato la scrittura poiché non ripeto n volte la prima parte, che è quella a sinistra del with, a destra del with, scusate, perché automaticamente scrivendolo in with e del with, lui sa che questa parte dovrebbe essere il prefisso, quindi l'oggetto da utilizzare per assegnare queste proprietà. È esattamente la stessa cosa. Quindi il with e then with è un costrutto per velocizzare la scrittura e l'esecuzione del codice. Ma che cosa fa questo codice? Questo codice dice sulla selezione fatta, che in questo caso è G3, la parte interna deve essere quindi la cella, il colore della cella deve essere di formato solido con un colore automatico e il colore deve essere questo. Praticamente questo codice la macchina lo ha scritto nel momento in cui noi siamo andati a fare questa operazione. Siamo andati in una cella, siamo andati in home e abbiamo scelto un colore. Ma perché noi abbiamo scelto solo il colore giallo? Perché lui si è scritto tutte le righe? Perché in realtà la scelta del nostro colore giallo corrisponde a questo comando. Io sono andata nel punto in basso a destra dei caratteri, vado in riempimento, scelgo il colore giallo, ma automaticamente, scegliendo questo colore giallo, io gli ho detto che il colore del motivo deve essere automatico, che lo stile del motivo non ci deve essere, che il riempimento deve essere fatto impostato in questo modo. Quindi in realtà quello che noi gli siamo andati a dire non è semplicemente il colore giallo, ma è la compilazione di tutta questa interfaccia che è stata velocizzata a livello operativo con questo simbolo nella scheda carattere, nella scheda home, nell'area carattere, ma in realtà gli stiamo dando molte più informazioni. Ecco perché quando torniamo di qua, leggiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe di codice, perché in realtà noi gli stiamo impostando molti più parametri rispetto a quelli che vediamo come scelta
cliccando un simbolo colorato. Se io adesso qui voglio cambiare il colore, non voglio il colore giallo, ma voglio ad esempio il rosso, posso scrivere il numero 255 e vedrete che quando eseguiremo questo codice, lo sfondo non sarà più di colore giallo, ma sarà di un colore diverso. Adesso io avevo scritto per spiegare il significato del with and then with lo stesso codice qui sotto. È ovvio che se io lasciassi il primo codice che colora di rosso, ma poi lasciassi scritto un secondo codice che colora di giallo, il colore finale sarebbe il giallo, perché ripeto, il codice viene eseguito sequenzialmente. Ecco che allora io sono obbligata a selezionare queste righe di codice e a non farle eseguire. Non farle eseguire significa fare in modo che diventino commenti. Quindi io sto scrivendo degli apici davanti a queste righe, sono diventate verdi, quindi non verranno eseguite. Adesso torno in Excel, mi posiziono, ripulisco la colonna G e la colonna H in modo tale da avere la colonna G pulita. Vado nella scheda visualizza, vado in macro, vado in visualizza macro, seleziono e faccio esegui e otterrò che lo sfondo di Ciao Mondo non è più giallo, bensì rosso. Tornando un attimo nell'editor di Visual Basic, io prendo queste righe di codice, le taglio, CTRL X. Mi posiziono sotto al codice nel quale avevo impostato di scrivere oggi è una bella giornata, faccio CTRL V, cioè incollo, tolgo i commenti, quindi tolgo gli apici, e vedrete che adesso G3 conterrà il testo Ciao Mondo colorato di rosso, mentre G9 conterrà oggi una bella giornata colorato di giallo. Proviamo ad eseguirlo. Torniamo di là. Elimino la colonna G, altrimenti non si vede. Macro, visualizza macro, seleziona, esegui e la prima è rossa, la seconda è gialla. Vi aspetto per il prossimo video e se avete necessità contattatemi direttamente via LinkedIn, via Facebook, come volete. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao!